Dal punto di vista emotivo, sicuramente l'animale garantisce al bambino una relazione che è una relazione molto stabile, caratterizzata dall'affetto, dalla mancanza di giudizio, e tutto questo contribuisce a migliorare la costruzione dell'autostima del bambino. Da un punto di vista relazionale, il rapporto con un animale permette al bambino di entrare precocemente in contatto con qualcuno che è diverso da sé e questo stimola il rispetto per la diversità e veicola anche un miglioramento dell'empatia, no? Un buon sviluppo dell'empatia. E infine, da un punto di vista cognitivo, l'animale innanzitutto facilita l'apprendimento del bambino perché induce uno stato di calma, per cui tutti i processi cognitivi sono agevolati. E poi, grazie proprio al contatto quotidiano con l'animale, il bambino è facilitato nell'apprendimento di alcuni concetti biologici di base, come ad esempio il fatto che tutti gli animali mangiano, bevono, respirano, hanno un cuore, si muovono. Questi apprendimenti poi sono molto più forti, molto più efficaci perché sono veicolati da una relazione che ha un contenuto emotivo importante.